Pagano, il centrodestra punta all'amplen alle prossime amministrative Pescara, Montesilvano, Giulianova. Noi come Forza Italia abbiamo provato a mettere in piedi le liste di grande spessore, certamente abbiamo fatto a Pescara e qui a Montesilvano abbiamo secondo me messo in piedi insieme all'ex sindaco al sindaco diciamo uscente Francesco Maragno, abbiamo messo in piedi una lista prestigiosa composta da giovani e donne, da professionisti di primo livello, e sono orgoglioso della composizione di questa lista. La Lega ha voluto che ci fosse un candidato loro, anche se bisogna ricordare che De Martinis fino a pochi mesi fa era di Forza Italia, quindi era uno che era stato candidato con noi, ma insomma questo può accadere di questi tempi. La Lega è composta da molti esponenti diciamo che erano in Forza Italia e che oggi sono passati con loro, però insomma noi pensiamo che la coalizione unita debba come dire, dimostrare di essere al servizio dei cittadini. Centrodestra che punta ad una continuità dopo il sindaco Maragno, 5 anni che diceva anche il coordinatore regionale di Forza Italia Pagano, hanno visto tante cose buone per la città di Montesilvano. Dici bene, ho rimarcato più volte in questi giorni quanto noi vogliamo ripartire da quanto di buono è stato fatto in questi anni, ovviamente cercando di migliorarci, ma soprattutto c'è un aspetto che ci fa ben sperare e deve far ben sperare il territorio qualora il centrodestra governerà la città, ed è quello che finalmente avremo anche degli enti sovracomunali a noi vicini che ci potranno dare quella mano che in questi anni invece purtroppo non ci è stata data. Noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto con le sole nostre forze e con quelle dei cittadini che molto spesso ci hanno accompagnato in questa azione politica, e quindi tutto questo per dire che siamo certi di una vittoria che possa essere la più straripante possibile, ma soprattutto siamo certi di poter dare tanto alla città, noi finalmente con l'aiuto anche di coloro che vorranno davvero bene a Montesilvano e la considereranno, al di là delle chiacchiere, davvero la terza città d'Abruzzo.